ruba profumi in un negozio di Montecchio, noto imprenditore colto sul fatto, deluso il titolare, era insospettabile, ci conosciamo da 20 anni. Allarme polpetta avvelenata a Sant'Angelo in Vado, scattata la bonifica dell'area e avviate le indagini dei carabinieri forestali. Vaccini, le Marche al secondo posto in Italia per la somministrazione a ciclo completo, in arrivo domani 23.000 dosi di Moderna e Johnson & Johnson. Dopo 6 mesi di chiusure da sabato, i negozi nei centri commerciali tornano ad aprire nel fine settimana. È stata una perdita esagerata, noi abbiamo avuto delle perdite del 50%, non mi vergogno a dirlo, quindi è stato molto molto difficile. Speriamo adesso di cominciare a vedere un pochino la luce in fondo al tunnel. Il sottopasso dell'Ido a Fano torna a rivivere con l'arte urbana di 30 giovani studenti, dai disegni alle poesie, il tema scelto è quello del mare. A 70 anni percorre per 22 volte il Monte delle Cesane, la sfida vinta dal fanese Giuseppe Leone, che ha impiegato 29 ore non stop per concludere l'impresa. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia che arriva da Montecchio di Vallefoglia, dove un noto imprenditore è stato sorpreso a rubare profumi in un negozio. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente il titolare che ha messo il ladro alla porta. Sono amareggiato, ci ha detto, ci conosciamo da 20 anni, sentite. Un furto questa mattina, ecco, dicevate che non ve lo aspettavate, che cosa è successo esattamente? Sì, diciamo un furto con destrezza che è avvenuto inaspettato da parte di un imprenditore della zona al quale davamo tanta fiducia e tanta amicizia. Niente, è successo che praticamente questa persona è venuta ad acquistare degli articoli d'arredamento, ma al di là di quello che ha appoggiato sul bancone si è portato col suo zainetto parte dell'altra merce verso la propria macchina aziendale. Speriamo che non torni più, ovviamente è stato accompagnato nel giusto modo alla porta. Chi si è accorto del furto? Allora, del furto è stato segnalato da un cliente che ha visto questo movimento praticamente lui ha messo tantissimi, una quantità tipo erano 25 profumini, bottigliette di profumazione all'interno del suo zainetto, quindi è stato proprio visto. E dopo con questo zainetto, quindi una volta che metti nello zainetto, con questo zainetto si allontanava dalla porta, è stato subito notato, insomma. Ma è una persona che ha problemi economici oppure no? No, è un imprenditore della zona, e quello che fa più rabbia è che un imprenditore come me è una persona che ha dei dipendenti, che porta avanti un'azienda, che è in sviluppo, che apre altri punti per la sua attività. E quindi era come una persona con la quale anche ci si poteva anche confrontare, diciamo, su vari e diversi problemi sociali legati alle nostre attività. Guarda, io sono rimasto veramente, cioè mia moglie, anche da questo video che ha fatto qualche cliente, era arrabbiata e si notava proprio la sua rabbia verso questa persona. Pensate che sia già successo altre volte, poi lo avete denunciato oppure no? Allora, noi non lo abbiamo denunciato perché dai 25 euro adesso non mi sembra. Il problema è che quanto ci avrà rubato nel tempo, però queste sono ipotesi sulle quali adesso non si può fare chiarezza, ovviamente. Non ci sono i mezzi per poterlo constatare. Però rimane il dispiacere. Rimane questo amaro. Mi dispiace solo che io ho due attività, che sono una a Montecchio e una sarà di nuovo a Pesaro. E purtroppo io vado e vengo da Pesaro a Montecchio 10 volte. Ogni volta mi passo davanti alla sua attività e mi viene il magone. È l'unico dispiacere che ho. Forse cambierò strada. Farò il giro più lungo, ma eviterò di passarci davanti. È l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento.
scandalosi. La Otis ha detto. E passiamo all'allarme lanciato in un parco di Sant'Angelo in Vado, dove una cagnolina ha messo in bocca un'esca avvelenata trovata a terra. Per fortuna l'animale si è salvato, ma ora è caccia al responsabile. Una tranquilla passeggiata in un'area verde vicino al fiume Metauro, nel comune di Sant'Angelo in Vado, si è trasformata in un attimo in una brutta avventura per una cagnolina e la sua padrona, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Nei giorni scorsi, nel parco Pietro Viscera, una signora ha notato che l'animale, una meticcia di piccola taglia, aveva in bocca qualcosa di anomalo, recuperato in mezzo all'erba. Per fortuna il boccone è stato subito lasciato e quindi non ingerito. Ma a quel punto la donna ha fatto una scoperta inquietante. Si trattava di un pezzo di carne bianca, probabilmente pollo, ricoperta da tanti granuli di colore blu, forse un veleno antilumaca. Subito la corsa a cercare aiuto da un vicino di casa che ha provveduto a far rigurgitare il cane, il quale aveva già ingerito parte della sostanza perché il contenuto gastrico era proprio di colore blu. Grazie al pronto intervento la cagnolina è sopravvissuta. Sull'episodio però sono partite le indagini dei carabinieri forestali di Mercatello sul Metauro e di Urbino. I militari hanno inoltrato il materiale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, la struttura competente per l'analisi di esche avvelenate. Inoltre, per la bonifica dell'area è intervenuto il nucleo cinofili antiveleno del reparto dei Monti Sibillini. Purtroppo non è il primo caso di rinvenimento di bocconi in quell'area pubblica. Esattamente un anno fa si verificò la morte di un cane per ingestione di carne con metaldeide, cioè un lumachicida, ritrovata nel parco occultata tra l'erba alta. All'origine di questi gesti ci potrebbero essere dei contrasti tra chi frequenta l'area e i proprietari dei cani. Ora proseguono le indagini dei carabinieri forestali che continueranno a monitorare la zona per risalire al responsabile, che rischia sanzioni severe. Infatti si tratta di un reato perseguito penalmente e nel codice penale sono previste anche pesanti pene qualora dal fatto dovesse derivare l'avvelenamento di un animale, sia esso domestico o selvatico. Nel caso di morte, poi, si rischia addirittura da 3 a 18 mesi di reclusione. Sono 2 i decessi legati al Covid registrati nell'ultima giornata. Si tratta di 2 uomini di 82 e 84 anni, rispettivamente di Corridogna e Chiaravalle. I nuovi positivi invece sono 214. La provincia di Pesaro Urbino rimane quella più colpita con 66 casi. Negli ospedali ci sono 24 ricoveri in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva scendono a 41, mentre il numero dei degenti in semi-intensiva rimane invariato con 77 persone. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, la nostra regione è al secondo posto in Italia per il numero di persone che hanno ricevuto anche il richiamo. Le Marche sono la seconda regione in Italia per percentuale di popolazione con ciclo vaccinale completato, con il 17,5%, al di sopra della media nazionale segue solo la Liguria con il 19,2%. È quanto reso noto dalla Fondazione Gimbe, l'organizzazione non a scopo di lucro, che da gennaio effettua un monitoraggio indipendente della campagna vaccinale sulla base dei dati ufficiali del Ministero della Salute. Dalla ricerca però è emerso anche che le Marche sono 15esime tra le regioni e le province autonome per quanto riguarda il computo totale di popolazione vaccinata, che è pari al 32,8%. Nella regione, per la settimana che va dal 12 al 18 maggio, si conferma un miglioramento sui casi positivi per 100.000 abitanti e una diminuzione di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Marche sotto soglia di saturazione di posti letto occupati da pazienti Covid, in area medica al 19% e terapia intensiva al 22%. Invece, per i vaccini agli over 80, la percentuale è del 91,5%, di cui con ciclo completato al 67% e con la prima dose al 24,5%. Nella fascia d'età 70-79 anni, la regione vanta un 83,7%, ha completato il ciclo vaccinale il 34,8%, a cui si aggiunge un ulteriore 48,9% con la prima dose. Infine, le vaccinazioni della popolazione tra i 60 e i 69 anni ha superato il 53%. Alle ore 19 di ieri, dopo l'apertura delle prenotazioni per i 40-49enni, sono state circa 52.000 le persone che hanno aderito alla campagna vaccinale. Nei prossimi giorni partiranno le somministrazioni nei vari punti già individuati sull'intero territorio.
Sono diretti ad Ancona i furgoni di Poste Italiane per la consegna di 17.800 dosi del vaccino Moderna e di 5.200 di quello Johnson & Johnson. Nella giornata di domani alcuni mezzi in collaborazione con l'esercito italiano prenderanno in carico le scatole contenenti i vaccini e raggiungeranno la destinazione finale dell'IRCA, presidio ospedaliero di ricerca, sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti. E dopo 6 mesi di chiusure, ma anche ingenti danni economici, da questo fine settimana possono riaprire tutti i negozi all'interno dei centri commerciali. Il prossimo servizio è stato curato da Angelica Panzieri. Il governo ha emanato il decreto riaperture. Finalmente, dopo oltre 6 mesi di chiusura, i negozi dei centri commerciali potranno riaprire. Cade il tabù del weekend sui centri commerciali. Nelle zone bianche e gialle, le gallerie, i parchi commerciali e tutti i negozi all'interno dei mercati comunali e rionali potranno rialzare le serrande, sia nelle giornate festive che prefestive, a partire da sabato 22 maggio. I negozianti del centro commerciale Ipercoop Miralfiore di Pesaro, categoria martoriata dall'emergenza Covid, tirano finalmente un sospiro di sollievo dopo essere rimasti chiusi per più di 6 mesi. Ingenti le perdite per gli operatori, i quali fino ad oggi dallo Stato hanno ricevuto solo miseri ristori. Ora al via la ripartenza. Meglio tardi che mai, direi che è molto molto tardi questa riapertura è arrivata. Dovevamo aprire molto prima e poi non ne vedo assolutamente l'utilità. Le gallerie si possono gestire tranquillamente, in maniera efficace, senza grosse problematiche, come si fa in tanti altri posti. Quindi non vedo questa necessità che c'è stata di queste chiusure. Adesso ci rimbocchiamo le maniche, speriamo di lavorare, anche se non so poi adesso a questo punto la clientela che abbiamo perso il sabato, quanto potrà ritornare, perché anche questo poi bisogna vedere. È un danno anche questo per noi. La clientela è stata indirizzata verso altri luoghi nel frattempo. È stata una cosa veramente senza senso. Noi siamo stati chiusi 6 mesi, abbiamo perso un sacco di lavoro, soprattutto a dicembre, soprattutto nei festivi, e adesso che cominciano le cerimonie che sono state sdoganate, fortunatamente finalmente riusciamo a rilavorare. E di fatti il riscontro c'è, perché la gente ha voglia di cambiarsi, ha voglia di vestirsi, ha voglia un attimino di rinascere, uscire da questo periodo tremendo che è stato, sperando che sia un po' la fine di questo incubo che abbiamo vissuto da un anno e mezzo. È stata una perdita esagerata, noi abbiamo avuto delle perdite del 50%, non mi vergogno a dirlo, quindi è stato molto molto difficile. Speriamo adesso di cominciare a vedere un pochino la luce in fondo al tunnel. Siamo molto contenti perché comunque abbiamo perso tanti fine settimana, tanti weekend, da novembre, dicembre, sono parecchi mesi insomma che siamo chiusi, abbiamo perso 68 giorni lavorativi senza le feste comandate, che ovviamente quelle bisogna tenere chiuso, quindi si parla di tanti tanti soldi, quindi siamo molto felici e speriamo che poi proceda tutto bene, che vada tutto bene. E ci spostiamo adesso al Lido di Fano, dove 30 studenti del liceo artistico Apolloni sono al lavoro per abbellire il sottopasso con un'opera pittorica di street art, l'arte di strada. Il sottopasso avrà una nuova luce. Oggi pomeriggio l'assessore del comune di Fano, Barbara Brunori, ha fatto visita ai ragazzi del liceo artistico Apolloni che stanno realizzando la nuova veste del collegamento tra il Lido e il centro storico. È un modo virtuoso per rafforzare il legame dei ragazzi con la città. È un modo di cui vado fiera, perché coinvolgere loro significa il poterli portare col senso dell'abitare. Un senso dell'abitare che deve diventare davvero di tutti. È un senso anche di essere responsabili dei luoghi oltre che protagonisti, restituire più spazio loro possibile per far sì che nessuno lo deturpi, anzi se ne prendi proprio cura. Il fatto di valorizzare un luogo di questo tipo, che appunto era in uno stato, non versava in uno degli stati migliori, sicuramente è un rinnovamento ed è una rinascita in tutti i sensi, per il luogo, per i giovani che oggi, come vedete, sono essere tanti che si sono messi a disposizione, per cui sono contenta che la città gli abbia dato questa possibilità. Abbiamo dato a questa attività il nome di un terrain vague nella realtà urbana. Ci piaceva questa idea di spazio vuoto che potesse essere riqualificato proprio dall'azione dei ragazzi, dei giovani.
e sono circa una trentina di giovani coinvolti. Devo dire che c'è una grande partecipazione, un grande interesse, e questo per la scuola è molto importante, perché veniamo da periodo, un anno e mezzo quasi, insomma, di scuola chiusa o a singhiozzo, quindi dove i ragazzi hanno perso l'opportunità di stare insieme, di lavorare, di collaborare insieme, di confrontarsi. Quindi questa veramente è una ripartenza importante, colorata in tutti i sensi, anche a livello simbolico. L'intervento è formato dall'installazione di due pareti di cartongesso. Su una delle due sezioni i ragazzi tratteggeranno a mano la poesia dialettale scritta per l'occasione dal noto artista fanese Elvio Grilli. Poter contribuire a un arricchimento culturale della città di Fano ha dato una solida base sulla quale creare e dare vita a disegni che potessero rappresentare la nostra città e potessero anche attirare l'attenzione dei turisti e di persone che comunque passano lì, essendo un luogo molto frequentato. Anche per forza abbiamo scelto un tema marino che si sposa molto bene con quello che è il luogo del Lido, dove da un lato ci saranno appunto questi soggetti a tema marino come le meduse, i pesci, e dall'altra parte invece nel muro davanti ci sarà una poesia che parla appunto del mare. Beh, per noi è un grande onore poter contribuire ad abbellire la nostra città, soprattutto considerando il fatto che noi siamo molto giovani. È davvero un onore. Siamo diverse classi del nostro istituto e abbiamo partecipato con tanto impegno, e soprattutto per noi è veramente un'esperienza importante sia dal punto di vista del nostro percorso lavorativo, anche per il nostro futuro, sia dal punto di vista creativo, anche appunto per contribuire all'arricchimento di Fano. E domani in Consiglio Comunale a Fano il Movimento 5 Stelle presenterà un'interpellanza per far luce sulle scelte dell'amministrazione in merito ai parcheggi a pagamento a Lido e alla Sassonia. Gli effetti, precisano i consiglieri, non riguardano soltanto i residenti o i pescatori, ma anche le attività ricettive e commerciali e tutti i fruitori della spiaggia e del lungomare, a cominciare da quelli con disabilità o mobilità ridotta. E anche la Lega, dopo aver chiesto le dimissioni immediate dell'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli per manifesta incapacità ad amministrare il settore a lei affidato, porterà in Consiglio Comunale il tema appunto delle soste a pagamento. Domani infatti, tramite un'interrogazione urgente, i consiglieri chiederanno chiarimenti e cercheranno di bloccare quello che definiscono un progetto scellerato e improvvisato. Inoltre, per la Lega, la passeggiata di Sassonia, nonostante sia stata abbellita, presenta ancora gravi carenze di manutenzione e si troverà sommersa da quei veicoli che non troveranno più spazio altrove. L'ennesima dimostrazione, hanno detto, che Fano città dei bambini è soltanto uno slogan senza contenuti. E a proposito dei più piccoli, domani a Fano si terrà in via straordinaria il Consiglio Comunale insieme a quello dei bambini. Un momento, penso, molto bello, anche perché questo è il primo anno, diciamo, col nuovo Consiglio Comunale che si è insediato, in quanto l'anno scorso non si è potuto fare a causa della pandemia e quindi siamo stati molto limitati. Quindi quest'anno facciamo, come consueto e previsto anche dello statuto del Comune di Fano, il Consiglio Comunale congiunto con questi consiglieri, questi bambini, e consiglieri comunali, dove ognuno di questi ragazzi esporranno la loro attività svolta nel corso dell'anno, le loro richieste, le loro osservazioni, le loro obiezioni, e che poi l'amministrazione dovrà recepire e trasformarsi magari in realizzazione delle loro richieste. Quest'anno si ricorre il trentennale della città delle bambine e delle bambini. In occasione anche di questo evento, nel Consiglio Comunale verrà proposto un protocollo di adesione del Comune di Fano, città delle bambine e dei bambini e degli adolescenti, promosso dal Comitato Italiano dell'UNICEF, Fondazione ONUS. Verrà portato in consiglio questo protocollo d'intesa, che poi si darà seguito all'attività in collaborazione con la Fondazione UNICEF.
E diamo spazio adesso alle vostre segnalazioni. Un nostro telespettatore ci ha inviato questi video lamentando lo stato di abbandono in cui versa il parco giochi nei pressi della chiesa di Metauriglia. L'erba è talmente alta, ci ha scritto, da rendere i giochi inutilizzabili. Inoltre la fontanella non eroga acqua, ma Fano, ha aggiunto, non era la città dei bambini e delle bambine. Forse quelli di Metauriglia e Torrette valgono meno di quelli del centro. Spero si intervenga presto, concluso il segnalatore, non credo che serva chissà quale spesa. Cambiamo argomento. Si è concluso nei giorni scorsi a Monbaroccio il ciclo di incontri organizzato dalla Regione, che ha avuto l'obiettivo di raccogliere le istanze degli operatori sull'agricoltura. Il servizio di Letizia Marchionni. Si è concluso nel comune di Monbaroccio, in provincia di Pesaro Urbino, il percorso di ascolto e di condivisione promosso dalla Regione e PSR Marche con quanti operano nel mondo agricolo e nel sistema rurale marchigiano. Un ciclo di 5 incontri terminato lo scorso 13 maggio al convento del Beato Sante, che mira a dare voce ai territori che compongono, ognuno con le sue peculiarità, il sistema rurale marchigiano, in vista dell'emissione dei nuovi bandi del programma di sviluppo rurale che, grazie al cofinanziamento comunitario del biennio 2021-2022 pari a circa 170 milioni di euro, potranno sostenere e sviluppare il territorio regionale. Queste risorse saranno destinate sicuramente per finanziare tutte le misure agroambientali del PSR, perché riteniamo che l'agricoltura debba cercare di ridurre il più possibile l'impatto della propria attività sul territorio, e oltre a questo un'immagine della regione con tantissimi ettari coltivati per esempio a biologico sicuramente ne avrà un vantaggio. Parliamo di quasi 110.000 ettari di coltivazione a biologico nelle Marche, e contiamo ancora di aumentarli. In questi 2 anni metteremo a disposizione per il biologico circa 50 milioni di euro, quindi sono somme veramente importanti. Oltre a queste misure, diciamo così, a tutela del territorio e anche a tutela della montagna, perché le indennità compensative per le aree montane ci servono per mantenere gli agricoltori nelle zone svantaggiate montane. Il resto delle risorse, dicevo, il grosso lo metteremo a sostegno della competitività delle imprese, sia agricole che agroindustriali, in tutte le forme possibili, sia con domande singole, sia nell'ambito delle filiere. Un modo per rimettere al centro del dibattito pubblico l'agricoltura, coinvolgendo in maniera capillare tutto il territorio marchigiano, raccogliendo istanze per lo sviluppo rurale della regione. Abbiamo previsto diverse misure nuove anche attraverso le filiere, l'agroindustria, vorremmo far ripartire filiere corte, vorremmo anche incentivare in modo importante il turismo rurale, quindi ci sono delle misure che si affiancheranno all'agricoltura, non solo a quella tradizionale ma anche a quella tradizionale, cercando di stimolare e orientare la programmazione finanziaria verso un'imprenditoria un po' più evoluta, con una forza di essere ancora più competitiva rispetto al passato. Si conclude l'iter di trattativa per la prima modifica al PSR, che varrà per 2 anni, e presenteremo all'Europa un piano per sostenere la nostra agricoltura, e credo che questo sia anche un momento molto importante e proficuo di rilancio di tutto il settore per stare a fianco agli agricoltori che hanno voglia di investire, hanno voglia di rilanciare, e io tengo molto soprattutto al ricambio generazionale, quindi a coloro che vogliono intraprendere questa attività imprenditoriale. La Regione metterà al centro le loro esigenze e anche le loro aspettative nelle modalità, nella burocrazia, cercando di semplificare anche un po' le cose. Un ringraziamento alla Regione Marche per aver scelto il Beato Sante e Monbaroccio quale comune rurale per di più sotto i 3.000 abitanti in quello che è il piano di sviluppo rurale regionale. Finalmente si torna nei piccoli comuni, nei piccoli centri, che hanno una prospettiva importante, quella di un rilancio che viene dato da queste iniziative che vanno nella valorizzazione del territorio e del loro tessuto sociale ed economico. E questa sera vi raccontiamo dell'impresa di Giuseppe Leoni, ciclista di 70 anni che ha lanciato una sfida a se stesso, ovvero quella di percorrere ben 22 volte il Monte delle Cesane. L'ha seguita per noi Filippo Pucci. Per i suoi 70 anni Giuseppe Leone, conosciuto da tutti come Pino e ciclista in pensione, ha voluto sfidare se stesso cimentandosi in un Everesting. Di che cosa si tratta? Si tratta di scegliersi una salita, verificare che sia presente un segmento che ne rilevi il dislivello e percorrerla tante volte su e giù fino a raggiungere un totale di almeno 8.848 metri, ovvero l'altitudine del Monte Everest.
Tutto questo per un giorno intero senza mai fermarsi né dormire. L'idea è di circa un anno fa, in tempi di lockdown, quando pensavo che sarei arrivato quest'anno a 70 e mi sono detto bisognerà che inventi qualcosa per i miei 70 anni, che mi regali qualcosa. Cosa di meglio di qualcosa di sportivo, di un'idea sportiva? Già l'Everesting era una cosa che già invaleva da qualche anno, però di persone di una certa età ce n'erano poche, che io ne conosco una sola, a dire il vero. Giuseppe si è avvicinato al mondo del ciclismo 25 anni fa, all'età di 45 anni. Ha preso parte a numerose Gran Fondo, praticato tanto cicloturismo e partecipato alla famosa Randonnée di Parigi. Pino, questa volta, si è voluto sfidare personalmente e per questo ha scelto il Monte delle Cesane, partendo da Isola del Piano, arrivando fino al Biglio per Urbino. Sabato scorso, Leone è stato accompagnato dagli amici e anche dai colleghi della società ciclistica fanese. E alla partenza c'eravamo anche noi di Fano TV, scortati dal nostro autista Leonardo. Una salita di 7,3 km di lunghezza, 413 metri di dislivello e dovevo percorrerla, come poi l'ho percorsa, per 22 volte. Già il numero fa capire quale possa essere la difficoltà. Io ci ho messo in totale, fra soste e pedalata, 29 ore, di cui 21 e mezzo pedalate. Le splendide colline e le campagne del nostro territorio hanno reso piacevole a Pino la sfida, ma meno durante le ore notturne. Beh, le ore notturne hanno presentato i maggiori problemi, in particolare due: il freddo e una foratura. Ed è stata non particolarmente dura, devo dire. Ne sono uscito abbastanza tranquillo, tant'è che finita la domenica sera, il martedì sono andato in bicicletta tranquillamente, senza problemi. È ripartito per l'ultima tornata. Grande Pino, ti aspettiamo in fondo. Intanto Giuseppe, soddisfatto del suo percorso e della riuscita di questa sfida, pensa già al suo prossimo obiettivo, lanciando un messaggio. Due sono i messaggi. Uno è che a una certa età bisogna continuare a pensare, a fare, a cercare di proporsi cose nuove da fare, perché queste ci tengono in vita, cioè ci consentono di rimanere attivi in quanto abbiamo dei progetti da realizzare. Il secondo messaggio è: lo sport aiuta, anche in età avanzata, combinato con un'alimentazione sana e una vita, diciamo, senza grandi eccessi, ma non per questo una vita normale, diciamo, a poter andare avanti con una qualità di vita anche negli anni in età avanzata molto buona. E adesso un'ultima ora, grande spavento questa sera per una famiglia di Gimarra di Fano a causa di un incendio divampato al secondo piano di una palazzina che si trova nelle vicinanze della strada nazionale Adriatica, come potete vedere in queste immagini che ha girato il nostro operatore. I vigili del fuoco che sono intervenuti con tre mezzi sono ancora sul posto insieme a una pattuglia della Polizia di Stato. Pare che ad innescare il rogo sia stata una candela con della cera ancora calda gettata in un cestino di rifiuti dove c'era della carta che ha preso fuoco. La famiglia è stata evacuata e per fortuna tutti i componenti stanno bene. Da quantificare invece i danni provocati alla casa. La città di Pesaro ha augurato buona nuova vita a Flaminia, l'esemplare di Caretta Caretta, trovato il 5 gennaio scorso in ipotermia nella spiaggia della Baia. La tartaruga è tornata in mare questa mattina dopo le cure prestate dalla Fondazione Cetacea. Oggi Flaminia è una femmina adulta con lunghezza di carapace di oltre 80 cm, un peso che supera i 56 kg e un'età stimata di 20-25 anni. In collaborazione con la Capitaneria di Porto, ha annunciato il vice sindaco Daniele Vimini, a Lido Pavarotti verrà realizzata un'oasi di riadattamento all'acqua per il rilascio di questi animali straordinari. Tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Svim, Sviluppo Marche, e poi un approfondimento dedicato all'impresa di Giuseppe Leone con l'intervista completa.
Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo come sempre il numero dedicato alle vostre segnalazioni, anche per noi questa sera sono state veramente fondamentali. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.